Grazie Eccellenza. È difficile intervenire su queste dimissioni di Tamagnini, prima di tutto perché Tamagnini ha voluto dare a queste dimissioni una, no, come dire, un certo comportamento, cioè nel senso che la lettera di dimissioni è talmente asciutta e formale che non è possibile dalla lettera dedurre le motivazioni. Però io non posso, e in questo mi sento confortato da tutti gli interventi che finora sono stati fatti, alcuni poi in particolare, se tutti riconoscono che il consigliere Tamagnini nel modo con cui ha portato avanti sempre gli incarichi di cui è stato oggetto, è stato anche capitano reggente, ma qualsiasi degli incarichi che ha ricoperto, ha dimostrato questo, avete usato dei bellissimi termini tutti, pacatezza, equilibrio, ponderatezza, rispetto delle istituzioni, conoscenza delle istituzioni, eccetera. Io non posso non farmi la domanda perché il consigliere Tamagnini, in questo momento, uno che quando ha un incarico prima di, come dire, mancare in qualcosa si fa in quattro, perché all'improvviso decide di togliersi dalla commissione di giustizia? Cioè, o è impazzito all'improvviso, o ci sono dei fatti personali che non sono detti, ma questi non possono riguardare questo consiglio, oppure ci devono essere delle ragioni nell'ordine di quella situazione, di quell'incarico. Perché uno che è rispettoso così dei suoi incarichi e delle istituzioni non si toglie se non ci sono dei motivi gravi da questa situazione. È vero che sceglie di farlo nella forma nella quale dice io non voglio dare disturbo con questa cosa, però è inevitabile farsi questa domanda, almeno per me è inevitabile. E in questo mi voglio collegare a quello che il consigliere Selva prima ha detto, che è l'unica cosa che io riesco a ecco, è una mia interpretazione, quindi come tale prendetela e spero con questa di non alterare quello che il consigliere Tamagnini voleva fare. Però per come lo conosco, per come ho visto agire su questi temi, io credo che il problema sia da ricondurre a quello che ieri anche il consigliere Berti, che è intervenuto poco fa, ha detto quando ha parlato dell'intervento che il presidente Mattarella ha fatto alla Scuola Superiore di Magistratura, rispondendo anche alle sollecitazioni che erano state fatte al Presidente di intervenire sul CSM. E il Presidente, riporto alcune sue parole, si è proprio rifiutato di intervenire ampliando la sfera dei suoi poteri e ha fatto un'affermazione che la uso per giustificare, secondo me, almeno dalla mia interpretazione, le motivazioni della scelta del consigliere Tamagnini. Il presidente Mattarella ha detto: non esistono motivazioni contingenti che possono giustificare l'alterazione delle attribuzioni dei compiti affidati dall'ordinamento costituzionale. Qualunque arbitrio compiuto in nome di presunte buone ragioni aprirebbe la strada ad altri arbitri,
arbitri per cattive ragioni. Io credo che il consigliere Tamanini non era presente in consiglio nella passata legislatura, ma sicuramente ha sofferto di questo passaggio dell'arbitrio compiuto in determinate situazioni istituzionali. E nell'avvio di questa legislatura non è stato confortato dall'idea che rispetto a questo arbitrio avessimo preso le distanze. Questo credo che sia la cosa che giorno dopo giorno, forzatura dietro forzatura, l'abbia portato a pensare di essere un elemento di disturbo e quindi di voler togliere il disturbo, perché non c'è stata ancora con convinzione una presa di distanza da questa possibilità di arbitrio. Ha detto una cosa importantissima, secondo me, il consigliere Berti poco fa. Ha detto: adesso il problema è nella componente non togata, cioè nella Commissione Giustizia. E io mi permetto di portare fino in fondo questo giudizio nel dire che se la Commissione Giustizia nei prossimi giorni non troverà l'unanimità sulle cose da fare, non avrà le condizioni per modificare la situazione del Tribunale, perché senza l'unanimità dovrà solo schierarsi o con una parte o con l'altra. Il superamento di questo sarà solo una componente non togata capace di chiedere alla magistratura di fare quello che prima la politica deve fare. Io credo, e qui Tamanini spero non me ne voglia, che lui non si sia sentito confortato in questa posizione e questo l'abbia indotto a dire: non voglio essere un elemento di disturbo in questo. Se così non è, io mi auguro che lui lo possa chiedere, ma non riesco a immaginare, per la levatura che voi avete descritto, che Filippo non abbia motivazioni così profonde, così importanti per abdicare da quell'incarico. Quindi la cosa, secondo me, come dire, potrebbe essere un atto, qualcuno di voi l'ha detto, di testimonianza per richiamarci tutti ad un certo tipo di atteggiamento. Mi auguro che sia così, mi auguro che non sia semplicemente il passar sopra ad un, come dire, avvicendamento, come tante volte succede. Non è così, a mio avviso. E quindi lo vivo personalmente con sofferenza, perché molte di queste posizioni le ho espresse e continuo a esprimerle, perché sono profondamente convinto che senza questa decisione continueremo a, come dice qua, ad aprire la strada ad altri arbitri per cattive ragioni. Grazie. Grazie consigliere Valentini. Ha chiesto la parola il consigliere Bindi Fernando. Non vedo perché ho... No, niente. Dolcini Mirko. Bronzetti Denise. Boschi Luca. Prego consigliere. Grazie eccellenza. L'altro giorno, quando leggendo l'ordine del giorno di questo Consiglio Grande Generale e venendo lì, da lì a sapere delle dimissioni del commissario Tamanini, siamo rimasti dispiaciuti sia dal punto di vista umano che da quello politico. Riguardo a questo mi è piaciuto l'intervento del segretario del capogruppo della Democrazia Cristiana Mussoni, che ha parlato di dimissioni non politiche ma di rilevanza politica, quindi diciamo non si è nascosto. E mi è piaciuto anche l'intervento ultimo di Pasquale Valentini, che ha un po' ricalcato quell'impostazione. Mi sono piaciute un po' meno, insomma, altri interventi di maggioranza dove io ho visto un po' di lacrime di coccodrillo. Perché è inutile nasconderlo,
il consigliere Tamagnini, che tutti abbiamo apprezzato, io solamente in questa legislatura, ma anche chi ha più anzianità di me anche in quelle precedenti, ha sempre avuto una posizione magari non morbida, però sempre coerente con la sua posizione politica, ma anche con la sua coscienza. Io penso che il consigliere Tamagnini non avesse apprezzato l'operato della scorsa maggioranza nell'ambito della giustizia, per una questione, penso, anche di merito, ma soprattutto per una questione di merito. E probabilmente non voglio assolutamente interpretare i suoi pensieri, che non sono esplicitati in quella lettera e che anzi sarebbe auspicabile, ma non lo voglio assolutamente forzare, che li riferisse anche in aula. Ma io posso leggere nelle sue azioni appunto una presa di posizione da un metodo che purtroppo sembra ricalcare i peggiori errori e le peggiori impostazioni della scorsa legislatura. Ieri nell'intervento sul comma giustizia i consiglieri di Libera hanno richiamato spesso e a più voci una possibilità di una terza via, quindi una terza via rispetto alla rappresentazione che ormai è diffusa di un tribunale diviso in due squadre. Ecco, io penso che il consigliere Tamagnini potesse essere a ben titolo un componente di questa terza via che vuole raggiungere sì gli obiettivi che tutti condividiamo, e quindi di avere un tribunale giusto, un tribunale moderno, un tribunale efficace, un tribunale nei quali la gente non deve sperare di avere il giudice della propria parte. Sembra quasi che, pensate voi, se in ospedale fosse così, se un cittadino deve fare un'operazione in ospedale e debba sperare che il medico sia della sua parte politica, se no rischia di non essere trattato adeguatamente. Ecco, il consigliere Tamagnini ha cercato di portare questo approccio nell'analisi dell'amministrazione della giustizia e ha portato anche in maniera molto alta il rispetto assoluto delle istituzioni e dei suoi organismi. Quindi sicuramente per quanto ci riguarda le sue dimissioni dalla Commissione di Giustizia sono una grave perdita. Io auspico prima di tutto che ci possa ripensare, in secondo ordine che possa continuare a contribuire su questo tema anche dal Consiglio Grande Generale. Io personalmente non ho dubbi su l'approccio che porterà chi lo sostituisce, perché qui magari sono anche un attimo in imbarazzo, perché con Mariella Mularoni abbiamo condiviso un'esperienza del semestre dove i temi della giustizia sono stati trattati e li abbiamo trattati entrambi, io penso, con distacco, ma non voglio stare qui a celebrarmi e a celebrare anche Mariella. Quindi non è una questione di nomi, è una questione di approccio, è una questione di avere l'intelligenza di uscire appunto da questi schemi e da questi preconcetti e dall'iscrizione a squadre, e anche contemporaneamente di avere la capacità di raggiungere gli obiettivi nel rispetto delle istituzioni, nella capacità di seguire le norme, perché in un tema così delicato come quello della giustizia il rispetto delle norme e delle istituzioni, se vogliamo, è ancora più importante, ancora più fondamentale. Quindi non mi dilungo altrimenti, rinnovo assolutamente la mia stima al consigliere Tamagnini, lo ricordo specialmente nella prima occasione, insomma, in cui ho potuto apprezzare la sua integrità in quel famoso intervento di febbraio, in cui lui apparentemente ha avuto la capacità di mostrare le sue debolezze. In realtà io penso che ci abbia dato a tutti una lezione di forza e di rigore e di capacità di tenere la scheda dritta e di attaccamento alle istituzioni, un intervento che sicuramente nessuno di noi dimenticherà. Grazie. Grazie consigliere Boschi.
È iscritto il consigliere Zeppa Matteo. Prego, consigliere. Grazie eccellenza. Anch'io farò un intervento molto, molto stringato per, in qualità di Presidente della Commissione Giustizia, visto che sono stato chiamato in causa, o la Commissione comunque in questo caso è chiamata giustamente in causa per la sostituzione del collega Tamagnini, su cui io non entro nel merito di una decisione personale a questo punto. E qualcuno ha cercato di fare delle ricostruzioni, ma non avendo ben chiaro, giustamente il consigliere, il collega Tamagnini ha dato le sue motivazioni e come tali devono essere accettate. Poi se qualcuno vuole insinuare o si vuole infilare in questo ginepraio di ricostruzioni lo può legittimamente fare. Io credo che la Commissione Giustizia perda comunque una persona assolutamente unica in questo caso. Di poche parole, quelle sì, quando Filippo parla comunque ha la capacità di attirare l'attenzione su quello che dice, e questo non è secondario in un'aula consigliare, perché non si è mai banali quando si parla. Spiace doverlo sostituire e sono assolutamente persuaso del fatto che anche chi lo andrà a sostituire, Mariella Molaroni, avrà le stesse capacità. Ecco, qui però c'è un piccolo appunto che vorrei fare sulle dichiarazioni che ha fatto Renzi. A un certo punto il collega dice che bisognerà porre l'accento sulla difficoltà di stare all'interno di certe commissioni. Certe commissioni sono delicate, questo è ovvio, e bisogna avere davvero l'equilibrio poter essere equilibrati. La Commissione Giustizia della scorsa legislatura, dal mio punto di vista, ha avuto una deriva, soprattutto con certi atteggiamenti anche del segretario della giustizia, e questo io, quando mi è stato proposto l'incarico, non lo accetto come presidente. Perché? Perché appunto è un tema estremamente delicato, ne stiamo parlando spesso di giustizia, ne abbiamo parlato e se ne parlerà ancora, visto anche il dibattito di ieri che ha portato poi a stilare l'ordine del giorno in questione. Però bisogna farlo in maniera delicata, e la delicatezza in questo momento è quella che si deve, appunto, perché la certezza del diritto possa essere attuata, proprio perché ci sono equilibri che qualcuno è andato a ledere in questi ultimi 3 anni. Perché chi oggi dice che auspica che la Commissione Giustizia torni a votare all'unanimità è la mia massima volontà, credo anche la massima volontà di tutti i membri della Commissione. Non sto a tornare sulla questione perché la Commissione non è stata convocata, perché l'ho detto anche ieri sera nel mio intervento e non lo voglio ripetere. Però credo che ciò che è indubitabile è appunto il fatto che si debba tornare con la sorta di equilibrio proprio per evitare quello che è accaduto, e quello che è accaduto ha ripercussioni anche oggi. E io, ripeto, non entro nel merito, perché non credo di avere la struttura morale per poter andare a disquisire sulla volontà o meno di un consigliere di uscire da una commissione. Ma se quel clima all'interno di una commissione è così difficile, forse qualcuno qualche domanda se la dovrebbe porre. È certo, ripeto, l'auspicio da parte di tutta la Commissione di lavorare bene e di lavorare all'unanimità. Mi auguro che questo auspicio diventi a breve realtà. Grazie consigliere Zeppa. È iscritto il consigliere Venturini Giancarlo. Prego.